prestazione incredibile, 47esima in serie storica, ma seconda edizione in piena pandemia sostanzialmente. E mi porto a casa che quando hai visione, hai coraggio di cambiare le cose come sono sempre state fatte prima, puoi anche sorprenderti di risultati nuovi e importanti e diversi. E siamo riusciti in questa sfida, grazie a tutto il gruppo di lavoro, a tutto il nostro team, a tutta la nostra rete internazionale. Abbiamo fatto, lo dico spesso, non sempre, ma spesso, alla fine dei lavori, che sono un grande frullatore per tutto il team che se ne occupa, abbiamo fatto qualcosa di epico anche quest'anno, 4 testimonianze di capi di Stato, la lettera di indirizzo dei lavori di Putin che tanto ha fatto discutere, che mi ha anche dovuto vedere protagonista di chiarimenti anche sulla stampa italiana ed internazionale, il messaggio di Mattarella, del presidente Mattarella, 4 commissari europei, 14 ministri del governo italiano, praticamente tutto il Consiglio dei Ministri, 9 governi presenti, il capo di Stato del Congo presente, il presidente dell'Unione Africana, il primo ministro della Libia che è venuto qui per chiedere al The European House Ambrosetti un aiuto per sistematizzare le cose e favorire investimenti italiani ed europei in infrastrutture, in oil and gas, in renewables e nello sviluppo delle attività bilaterali. Quindi sono molto soddisfatto, e per non dire dei 17 lavori di ricerca scenariali presentati e di tutto l'impatto molto rilevante che abbiamo avuto.